Del tempo di Pasqua, oggi anche la memoria, anzi il 95esimo anniversario delle apparizioni di Fatima, e questo ci riporta anche a un altro evento che è accaduto 31 anni fa, l'attentato del Papa del 13 maggio del 1981. Non abbiamo scelto noi la data, però alla fine si è combinato che proprio in questo giorno si potesse fare memoria del beato Giovanni Paolo II, che ha onorato Colli Aniene nel 1990. Il 16 ottobre a Santa Bernardetta e il 20 gennaio 91, poco meno di un mese dopo, qui la sua visita e la dedicazione di questa chiesa, la consacrata a lui. Allora mi sembra significativo, no, fare questo videoconcerto che è già stato fatto una volta a Santa Bernardetta. E ora lo facciamo qui nella nostra parrocchia. Come sempre, mi dispiace che non ci siano molte persone, perché sono convinto che anche eventi di questo genere siano un messaggio per coloro che vi partecipano e creano fraternità fra le persone. E a Santa Bernardetta ci accomuna un altro fatto che ho detto a Giuseppe, e credo che nessuno delle due parrocchie qui presenti ne era al corrente, ma nel 77, come prima nomina durata 15 giorni, prima nomina mia qui a Colli Aniene, era come viceparroco di Santa Bernardetta, perché c'era Don Carlo, e poi Don Carlo e il cardinale Polenti hanno voluto che fosse istituita la parrocchia di Sant'Igino Papa, per cui con Don Carlo abbiamo vissuto insieme nello stesso appartamento per vari anni, e poi lui si è trasferito a Colli Aniene. Allora io ringrazio il coro e tutti gli organizzatori fin da ora di questo videoconcerto, e auguro a tutti di poter godere di questa memoria che si fa del beato Giovanni Paolo II. Iniziamo con una piccola presentazione. Il coro della parrocchia Santa Bernadette nasce con la visita pastorale del Papa Giovanni Paolo II alla nostra chiesa nel dicembre del 1990. L'esperienza di cantare davanti al Papa è stata emozionante. Da allora abbiamo continuato a ritrovarci per animare con i canti le celebrazioni liturgiche. L'amore per Cristo e la sua Chiesa e nello stesso tempo la passione della musica ci ha fatto condividere questo progetto che è vissuto con passione. L'anno scorso, a ottobre, nella ricorrenza della prima memoria liturgica del beato Giovanni Paolo II, abbiamo realizzato il videoconcerto Non hanno più vino. I canti che ascolterete, i filmati che vedrete, le parole che verranno lette e interpretate, vogliono ripercorrere le tappe del suo pontificato e sono il nostro omaggio al caro e amato Papa. Ci è stato proposto di ripetere l'esperienza e per questo ringraziamo la parrocchia di Sant'Igino Papa e in particolare il parroco Don Matteo, che con grande disponibilità ci ha accolti e ha permesso la realizzazione di questo progetto. Oggi, 13 maggio, è la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima e anche il giorno in cui fu messa in pericolo la vita del Papa, salvata, come lui ha sempre detto, dalla mano di Maria Santissima. Una singolare coincidenza con la data che ci è stata proposta. Questo ci ha incoraggiato e sostenuto nella preparazione.
vi invitiamo ad aprire il cuore alla preghiera e alla riflessione. Questa non è un'esibizione, ma un viaggio nella memoria del beato Giovanni Paolo II. E questo viaggio lo vogliamo fare insieme a voi. Questo concerto lo dedichiamo a Pina. Buon ascolto. Ah!
Dopo il tempo.
modo ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Dalla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del 16 ottobre 2002, inizio del 25° di pontificato. Il rosario, nella sua semplicità e profondità, rimane una preghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat, per l'opera dell'incarnazione redentrice, iniziata nel suo grembo virginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. Mediante il rosario, il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore. Fin dagli anni giovanili, questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita spirituale. Il rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in esso ho trovato sempre conforto. Il rosario è la mia preghiera prediletta, preghiera meravigliosa, meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. Alle nozze di Cana, il Vangelo mostra appunto l'efficacia dell'intercessione di Maria, che si fa portavoce presso Gesù delle umane necessità. Non hanno più vino. Nel rosario, Maria, santuario dello Spirito Santo, mentre è supplicata da noi, si pone per noi davanti al Padre che l'ha colmata di grazia e al Figlio nato dal suo grembo, pregando con noi e per noi.
Noi abbiamo sentito ancora una volta l'invito del Papa Beato Giovanni Paolo II, che ci chiedeva, mi sentite bene? No. Ci chiedeva di spalancare i nostri cuori a Cristo. Noi in questo spirito, in questa parrocchia, abbiamo deciso di fare un progetto quest'anno, un viaggio che abbiamo chiamato il viaggio di fraternità in Africa, in Camerun precisamente. Quindi quest'estate andiamo lì con un gruppo di 17 persone della parrocchia qui, anche del quartiere. In questo gruppo abbiamo 5 medici che hanno deciso di dare le loro ferie per andare a trovare quelli che magari che sono nella situazione stessa di quelle che hanno partecipato alle nozze di Cana. Allora non manca il vino, manca le cose che sono importanti per la vita, la salute. Gente che non ha mai avuto la fortuna di incontrare un medico. Quindi in due settimane noi cercheremo di dare a quelli anche la possibilità di incontrare un medico nella loro vita. Ecco, per non attirare lungo, la parrocchia ha partecipato abbastanza, ma continuiamo a chiedere il contributo di ognuno di voi affinché questo progetto non sia soltanto un progetto di quelli che vanno lì, ma che sia veramente un progetto di tutta la parrocchia, anzi di tutta la Chiesa di Roma, che ha sentito per prima questa chiamata del Papa a spalancare i nostri cuori e a essere vicini ai nostri fratelli nell'umanità, ma soprattutto anche nella fede. Grazie. Ci sarà un cestino qui per chi vuole partecipare a questo. Yeah.
Santa Messa per la giornata del perdono dell'anno santo 2000. Non possiamo non riconoscere l'infedeltà al Vangelo in cui sono incorsi certi nostri fratelli, specialmente durante il secondo millennio. Chiediamo perdono per le divisioni che sono intervenute tra i cristiani, per l'uso della violenza che alcuni di essi hanno fatto nel servizio alla verità e per gli atteggiamenti di diffidenza e di ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di altre religioni. Confessiamo a maggior ragione le nostre responsabilità di cristiani per i mali di oggi. Dinanzi all'ateismo, all'indifferenza religiosa, al secolarismo, al relativismo etico, alle violazioni del diritto alla vita, al disinteresse verso la povertà di molti paesi. Non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità per la parte che ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, ha avuto in questi mali, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa. Chiediamo umilmente perdono. Mai più contraddizioni alla carità nel servizio della verità. Mai più gesti contro la comunione della Chiesa. Mai più offese verso qualsiasi popolo. Mai più ricorsi alla violenza. Mai più discriminazioni. Maria, Madre del perdono, aiutaci ad accogliere la grazia del perdono che il Giubileo largamente ci offre. Thank you.
Domenica 27 ottobre 1986, discorso di Giovanni Paolo II ai rappresentanti delle chiese cristiane e comunità ecclesiali e delle religioni mondiali, convenuti in Assisi, piazza Imperiale della Basilica di San Francesco. Cari fratelli e sorelle, capi e rappresentanti delle chiese cristiane e comunità ecclesiali e delle religioni mondiali, cari amici, per la prima volta nella storia ci siamo riuniti da ogni parte, chiese cristiane e comunità ecclesiali e religioni mondiali, in questo luogo sacro dedicato a San Francesco, per testimoniare davanti al mondo, ciascuno secondo la propria convinzione, la qualità trascendente della pace. La forma e il contenuto delle nostre preghiere sono molto differenti e non è possibile ridurle a un genere di comune denominatore. Sì, ma in questa stessa differenza abbiamo scoperto di nuovo forse che per quanto riguarda il problema della pace e la sua relazione all'impegno religioso c'è qualcosa che ci unisce. La sfida della pace, come si pone oggi a ogni conoscenza umana, comporta il problema di una ragionevole qualità della vita per tutti. Di fronte a tale problema, due cose sono comuni a tutti noi. La prima è l'imperativo interiore della coscienza morale che ci ingiunge di rispettare, proteggere e promuovere la vita umana, dal seno materno fino al letto di morte. La seconda cosa comune è la convinzione che la pace va ben oltre gli sforzi umani, soprattutto nella presente situazione del mondo, e che perciò la sua sorgente e realizzazione vanno ricercate in quella realtà che è al di là di tutti noi. È questa la ragione per cui ciascuno di noi prega per la pace. Di prova.
Grazie a tutti quanti. Grazie.